In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Cesla canale Touche insegna Mediaset. storia del pensiero economico presso l'Università Jean Monnet di Parigi. E come nasce la sua ricerca intorno al tema della decrescita? È nato, diciamo, Molti negli anni fa. anni 2002, precisamente. Il contenuto viene da molto lontano. Per non risalire al primo socialismo, al socialismo che si è chiamato utopico, il socialismo di Fourier, di William Morris. Si deve tornare agli anni 70, che è un giro nella nostra storia, perché è più o meno la fine della crescita vera. La crescita vera, dico questo per dire la crescita che ha realmente creato un benessere per molta gente e abbiamo cercato di dopoguerra, capire perché non funzionava in Africa, e abbiamo capito che era un progetto occidentale e che lo sviluppo era il proseguimento della colonizzazione con altri mesi. Era sempre il processo d'occidentalizzazione del mondo. È una forma di imperialismo, soprattutto per lo sviluppo, imperialismo culturale più che imperialismo materiale come la Allora, io colonizzazione. vorrei, ho studiato alcuni suoi libri. Allora vorrei raccontare su questa pubblicazione, Mettendo insieme arte ed economia, appunto, di alcuni argomenti che mi sembrano cruciali in questa ipotesi di percorso verso la decrescita. E quindi vorrei parlare del dono, della tecnologia, del denaro, della donna, della città, della cultura, della Allora, natura, nel della processo di politica. ricerca, Per approfondire appunto le possibilità evolutive contenute nella filosofia della decrescita, Latouche propone quindi la cultura africana come modello a cui ispirarsi per reincantare il mondo e l'immaginario collettivo. E ci racconta di questa prerogativa del il dono nella società continente africana? africano, che non esiste dal punto di vista economico, rappresenta meno di 2% del prodotto interno lordo mondiale, e dentro questo 2 c'è un gigante che è l'Unione Sudafricana, e il petrolio della Nigeria, che va detto che le 600 milioni, 700 milioni di africani sopravvivono fuori l'economia. Allora, come spiegare questo mistero? E Ci vuole ho dire una cercato di piccola cosa capire. di come è possibile sopravvivere, appunto, grazie alle relazioni e Allora, alle è strategie possibile relazionali? perché in una società, una rete neoclanica che comprende 300-500 persone che sono legati così, che fanno parte della medesima rete, c'è sempre qualcuno che può risolvere i problemi Il degli progresso altri. tecnologico è un dato fondamentale e comunque inevitabile. E di questi giorni la notizia è che nel 2011 l'Italia si adegua allo standard europeo e per consentire finalmente, dicono, l'accesso di un maggior numero di persone alla contemporaneità e quindi la autoproduzione di lavoro attraverso la rete. Fondamentale però è anche l'effetto distorsivo che ha il progresso tecnologico che non è accompagnato da un uguale progresso della crescita culturale della società, quindi appunto delle relazioni delle persone. Lo slogan della decrescita è una necessità di semplificare la vita e quindi le relazioni e i consumi. E quindi com'è questo rapporto della tecnologia in questo percorso questo cammino Questa è verso la decrescita? una questione aperta, nel senso che c'è tutto un dibattito dentro gli obiettori di crescita sul ruolo della tecnologia, come appropriarsi delle tecnologie, come incorporarle. C'è la già vecchia riflessione di Leech sulle tecnologie conviviali e le tecnologie eteronomiche, che non sono impossibili appropriarsi.
Questo non significa che non ci sarà delle tecnologie, anche delle tecnologie avanzate, ma non sarà dominato dalla tecnologia. A questo punto si può riprendere le analisi di Gunther Anders sul suo famoso libro L'uomo è antiquato, l'obsolescenza dell'uomo, e la tecnica rende l'uomo obsolescente. Non voglio essere obsolescente. Obsoleto. Con Achille Bonigioliva si parlava delle avanguardie storiche che negli anni 20 e negli anni 30 hanno preso le culture primitive, come anche quella africana, come modello per rinnovare il pensiero dell'uomo, no, anche europeo, mosse da un'utopia di migliorare l'uomo dopo i regimi che hanno distrutto queste utopie, quindi con le guerre, con le repressioni. E l'utopia è, come dire, scivolata nella distopia, cioè l'arte propone il suo pensiero sovrapposto a quello della società contemporanea, ma non spera più che possa cambiare qualcosa. Il progetto della decrescita è un progetto ancora utopico, nel senso che ha una speranza che possa intervenire qualcosa, o è un progetto distopico, o invece è un progetto reale? È un progetto reale, che sembra utopico oggi. È utopico, ma l'utopia è ciò che fa andare avanti le cose, che l'utopia è il fatto che qualcosa che non esiste, ma che auspichiamo, e penso che il progetto, perché oggi, precisamente oggi, con questa concorrenza di tutti i nostri governi all'austerità, viviamo qualcosa che possiamo chiamare In Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.